Adesso per noi è arrivato il momento di vedere qual è la situazione meteorologica con il nostro Filippo Thierry. È il momento della nostra rubrica meteorologica, qui con me, l'ha già detto Sveva, c'è Filippo Thierry, il nostro meteorologo. Ciao Filippo, buonasera. Buonasera Emanuele. Ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti. Andiamo alle immagini che hai portato, che raccontano di questi cieli in movimento con colori tipici di questo momento, anche dell'anno se vogliamo, perché si vedono spesso durante la primavera con le sue piogge, no? Gli arcobaleni. Esattamente, la variabilità e l'instabilità di mezza stagione favorisce sicuramente questo tipo di colori. Torniamo ad approfittare degli scatti di Fabio Fusco dalla costiera amalfitana, per la precisione da Positano. Siamo al tramonto di ieri, ricordiamo che più il sole è basso sull'orizzonte, quindi è all'alba o al tramonto, e più l'arcobaleno, in questo caso il doppio arcobaleno, è ampio nel cielo, cioè si avvicina alla semi circonferenza. E questo appunto quello che è accaduto al tramonto di ieri, giornata decisamente più colorata rispetto a quella di oggi, in cui invece la copertura nuvolosa in queste ore è molto più compatta, quindi il cielo è grigio. Come abbiamo già detto tante volte, l'avventurarsi nello sviscerare la fisica, in questo caso l'ottica che sta dietro non solo il meccanismo di formazione ma anche tutte le caratteristiche che si potrebbero enunciare dell'arcobaleno, nulla toglie all'abbandonarsi alla poesia e alla contemplazione davanti a questi spettacoli della natura e dell'atmosfera. L'esempio più grande di come si possa addirittura dare la spiegazione fisica dell'arcobaleno in terza rima ce l'ha dato proprio il sommo poeta nel 25° canto del Purgatorio: e come l'aere quando è ben piorno, per l'altrui raggio che in sé si riflette, di diversi color diventa adorno. Cioè, è come l'aria quando è ben piorno, quando è ben carica di pioggia, per l'altrui raggio, cioè per il raggio del sole che in sé nell'aria si riflette e si rifrange, dovremmo aggiungere, ma andare in deroga alle terzine dantesche per amor del rigore scientifico rischieremmo terzine, giustamente di far arrabbiare qualcuno, quindi diamo per implicito anche il si riflette e si rifrange. E di diversi colori diventa adorno, cioè dà luogo alla dispersione fra le varie frequenze, fra i vari colori. E Dante usa questa come metafora per farsi spiegare da Stazio, suo poeta, sua guida in quel tratto di Purgatorio, il mistero del corpo aereo, cioè del perché le ombre, diciamo, delle anime che Dante incontra nei tre regni dell'oltretomba possono avere non solo una parvenza di materialità corporea, ma addirittura provare sentimenti, emozioni, patire la fame come colore, o patire le classiche pene dell'inferno come i lussuriosi, parlare con Dante, piangere, ridere, insomma come possono avere caratteristiche proprie del corpo, quando il corpo invece sappiamo è destinato a corrompersi rapidamente dopo la morte. E appunto, così come l'aria grazie ai raggi solari quando è gonfia di pioggia riesce a dar luogo a questa manifestazione di un qualcosa che non ha materialità corporea ma è lì davanti ai nostri occhi, noi possiamo emozionarci e in qualche modo interagire emotivamente con l'arcobaleno, così l'aria attorno all'anima prende le sembianze per Dante e che l'anima stessa le imprime. Poi come una fiammella segue il fuoco dovunque esso si sposti, così questo corpo umbratile segue l'anima laddove essa si sposta. E questa è la spiegazione che Dante ci dà di questo mistero. Bellissimo. Sveva, cosa ne pensi? Tutto bene, no? Direi questa citazione doppia in fisica. Così profonda, proprio spirituale, meravigliosa di Filippo, bravo. Bene, bene. Abbiamo fatto felice Sveva un'altra volta con le poesie e la fisica, in questo caso insieme addirittura, quindi era veramente una prova della tua capacità anche di narratore, di divulgatore. Andiamo alle previsioni per domani. Vedremo ancora una volta domani, Filippo. Poi per quanto riguarda il periodo del weekend, da venerdì a domenica, cosa succederà. Però intanto grazie. Grazie a te, grazie per, a tutti, per tutto veramente, grazie. Perché sei stato veramente completo questa sera sotto tutti i punti di vista. Grazie al nostro meteorologo Filippo Thierry. Ora